Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, scese ad Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo, e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo». Cristo non è lontano, ma sempre in relazione con noi. Non c'è aspetto della sua persona divino-umana che non possa diventare per noi luogo di salvezza e di felicità. Ogni momento della vita terrena di Gesù, attraverso la grazia della preghiera, può diventare a noi contemporaneo, grazie allo Spirito Santo, il guida.